Un'altra vittoria, la 17ª consecutiva dall'inizio della stagione. L'Under 19 del Futsal Pescara batte 6-3 i rivali del Litria Football Club e vola alle Final 8 di Coppa Italia, in programma nelle stesse date delle finali di Serie A, dal 24 al 27 marzo prossimi all'Emilia Romagna Arena di Salso Maggiore. Le doppiette di Diodati e Onnembo, che il giorno prima aveva anche giocato la partita di Serie A contro la Sandro Abate Avellino, e i gol di Fracassi e Neretti liquidano la pratica qualificazione e fanno esplodere la festa biancazzurra al Palarigopiano. Un grande risultato per la società abruzzese, frutto di mesi di lavoro da parte del coach Michele Festa e dei suoi collaboratori Rosini e Sessa, che hanno cementato un gruppo granitico in cui stanno emergendo anche delle individualità rilevanti dal punto di vista tecnico, fisico e caratteriale, non passate inosservate nemmeno al coach della prima squadra, Saverio Palusci. A Salso Maggiore, oltre ai ragazzi del Pescara, ci saranno la L84, unica società di Serie A assieme a quella abruzzese, il Cornedo, il Fenice Venezia Mestre e il Villa Aurea. Mancano ancora i nomi delle ultime tre qualificate, ma ora i ragazzi di Michele Festa possono riprendere il cammino in campionato. Nel girone P sono primi in classifica con 14 vittorie in altrettante giornate, con 11 punti di vantaggio sul Diaz Bisceglie. Ora manca il recupero in trasferta contro il Città di Chieti per recuperare la 15ª giornata e prendere il cammino verso i playoff per lo scudetto, che a questo punto non è soltanto un sogno.